State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Molti personaggi che ci vengono a trovare ogni giorno, uno di questi che potrebbe secondo me presentarsi al Festival di Sanremo, lui con tutta la sua verba, sì, perché no? Lui ha di cose da dire. Sandro Beat. Dalle langhe piemontesi arriva il vocalist che ha inventato il vocalist. Vive di notte ma non è un licantropo. E questo non è un indovinello. Lui acclama la folla, ma la folla non acclama lui. Le sue rime finiscono in ano, perché dà voce a Provenzano. Su M2O arriva Sandro Beat. Caro il mio Pippo, lo sai chi ti ha cercato? No. Hai chiamato proprio adesso dal commissariato. No. Caro Girasole, lo sai chi ti ha cercato? Sì. Una della team con la quale sei abbonato. Caro il mio Asco, lo sai chi ti ha cercato? Una banda di ladroni con la quale sei affiliato. Bene. Caro il mio Leandro, lo sai chi ti ha cercato? Ma chi mi ha cercato, Sandro? Chi? Dillo! Sto cazzo! Sandro, come stai? Non fare l'arrabbiato. No. Dio, sto cazzato. Sì, ho capito. Non fare l'arrabbiato. Dio, sto cazzato. Non fare non l'arrabbiato. Non sono arrabbiato. Dio, sto cabbiato. Sandro! Ragazzi, sono al verde e mangio solo più banane. Ho trovato un lavoretto, vaderò a qualche cane. Quindi adesso ti metti a fare il dog sitter, eh? Ecco, suona. Suona chi è? Sandro, mi raccomando, il cane deve fare la pipì, eh? Il mio primo cliente è un vecchio maresciallo. Il cane è intelligente, ma sembra più un cavallo. Infatti il problema è se fa la pipì come un cavallo, Sandro. Non ti preoccupare, lo porto a pisciare. Bene. Non ti preoccupare, lo porto a pisciare. Ho capito. Dove lo porti a pisciare? Lo porto in centro al parco a far la passeggiata. E mentre camminiamo vado in cerca di patata. E ti pareva che non lo cercavi? Prendo il guinzaglio, lo leggo al suo collare. Mi distrago un attimo e lo vedo già scappare. Cacchio, 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 cacchio. Sandro, è il cane del carabiniere, prendilo che ti arrestano. Dai, 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 corri, corri, vai, corri, vai. Corri! Non posso starli dietro, corre come una gazzella. Si ferma da una donna e le strappa la gonnella. Ma di chi è questo cane? È suo? Guarda cosa mi ha fatto! Che vergogna! Si vergogna anche lei, maleducato! Mi scusi, signorina, il cane è un po' agitato. Comunque, complimenti, anch'io son depilato. Ma cosa sta dicendo, pervertito? Vada via! Vada via! Vada via! Ma che non c'è? Aia, 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 cazzo di morsa! Aia, 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 aia. Mi arriva sull'orecchio una borsa da dottore. Pesa quanto un peschereccio, sto morendo dal dolore. Certo che sei sfigato, Sandro, È un po' come te, Pippo, lo picchiano sempre tutti. Il tempo di rialzarmi e lui scappa di nuovo insieme ad una cagna ad accoppiarsi lo ritrovo. Ma no! Va bene. Ma Sandro! Addirittura! Per riprenderlo al guinzaglio mi avvicino di soppiatto. La mia vita a repentaglio, la cagnetta lui si è fatto. Aia, e adesso? Secondo me lo picchiano, è tanto per cambiare, guarda, Occhio, occhio. Mi toccano la schiena, mi giro per guardare. C'è un grosso palestrato, mi vuol disintegrare. Hai visto che ti ho detto? Il suo cagnaccio ha deflorato la mia fuffi. Adesso vendicherò la mia piccolina. Ma che voce ha pure sto palestrato qui? Al volo prendo il cane mentre lui alza una panca. Ma dietro un grosso albero proviamo a farla franca. L'omone se n'è andato, non mi devo preoccupare. Ma ecco che ho davanti un quintale di letame. Signore, il suo cane ha sporcato, ce l'ha il sacchetto? Mi scusi, signor vigile, son privo dell'attrezzo. Per spostare questa cosa ci vorrebbe un automezzo. Ah, non ce l'ha? Bene, sono 500 euro di multa. Volevo guadagnare passeggiando con l'alano. Lo consiglio ad un amico, lo rifilo a... A chi? A chi? A chi?